Benvenuto nel canale Sports Today con le ultime notizie come si avvicina il ritorno sul rettangolo verde di Simone Zaza, pronto ad essere prelevato a parametro zero. Ecco il colpaccio di febbraio. Dopo l'esplosione al Sassuolo, è proseguita tra pochi alti e molti bassi la carriera di Simone Zaza, che pareva però aver trovato la propria dimensione a Torino, sponda granata. Il classe 91 infatti, nonostante i numeri realizzativi non proprio entusiasmanti, ha sempre contribuito alla causa del Torino, con cui nelle prime tre stagioni ha collezionato 92 presenze totali condite da 20 gol e 9 assist. Questo non è però avvenuto nell'ultima annata in riva al Po dell'attaccante ex Juventus, che ha dovuto fare i conti con gravi e prolungati problemi fisici. Ciò non gli ha consentito di scendere in campo con regolarità ed in condizione, con Zaza che ha dunque collezionato appena 205 minuti di gioco totali, chiudendo la stagione a secco di gol ed assist. Il classe 91, finito ai margini del progetto Granata, al termine della scorsa estate, ha deciso di risolvere consensualmente il proprio contratto, ritrovandosi dunque svincolato. Zaza sarebbe però ora nel mirino di diversi club, pronti a fare sul serio per la sua acquisizione nel breve periodo. Calciomercato, è Zaza il colpo di febbraio. Affare a zero in vista. È grande la voglia di riscatto di Simone Zaza, rimasto per la prima volta in carriera senza squadra. Dopo una prima parte di annata trascorsa lontana dai campi di gioco, il giocatore nativo di Policoro è ora deciso a riprendersi la scena. Certo non sarà più un profilo appetibile per la Serie A, ma il discorso cambia totalmente se ci spostiamo nel panorama del campionato cadetto. Qui infatti Zaza sarebbe un vero e proprio innesto di lusso per tantissimi club di Serie B, che potrebbero contare sulle qualità e sull'esperienza di un attaccante che ha militato per diversi anni nel massimo campionato italiano. A tal proposito, dopo l'interesse mostrato da diversi club la scorsa estate, in questi giorni successivi al termine del calciomercato estivo, è tornato in voga il nome dell'ex Torino, ancora tesserabile, fino al 24 febbraio. In pole position troviamo le prime tre squadre della graduatoria di Serie B, ovvero Frosinone, Genoa e Regina, a cui si aggiunge il Cagliari sesto, intenzionato a puntare sulle qualità del classe 91, per puntare alle zone più nobili della classifica. Sarà dunque lotta serrata in questo mese di febbraio per l'acquisizione di Simone Zaza, pronto a ripartire proprio dal campionato cadetto per tornare anche solo vicino ai livelli di una volta. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.